I have very work. Oh no, I have much work. Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com. In questa breve lezione ti fornirò una piccola pillola di grammatica. Tema della lezione di oggi è la differenza tra very e much. Entrambe queste parole vogliono dire molto, ma vengono utilizzate in significati e in contesti completamente differenti. Very, infatti, vuol dire molto, ma si utilizza solo ed esclusivamente davanti agli aggettivi. Per esempio, potremmo dire this video is very interesting. Questo video è molto interessante. Much, invece, vuol dire sempre molto, ma si utilizza davanti alle parole singolari, come per esempio I have much work, quindi ho tanto lavoro. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con una nuova pillola di grammatica.